Quindi l'arte della comunicazione è il rapport, cioè sapere, calibrare che cosa posso dire, che cosa non posso dire, come, in che modo, in che momento, passo a passo. Poi è possibile dire tutto. Per me è una grande soddisfazione. L'altro giorno è capitato in un gruppo che è raggiunto il momento in cui ho potuto dire a una persona tutto quello che avevo in testa di lei da parecchio tempo. Gliel'ho potuto dire tutte, ma ormai era preparata. Quando potete dire a una persona che si è comportata in modo di rara stupidità, che ha fatto un sacco di cazzate nella vita, che stavolta si è comportato in modo talmente stronzo che meriterebbe un premio, che è così via, e l'altra persona rimane serena e vi rimane, allora vuol dire che il rapporto è sotto. Ma non ci si arriva subito, ci vuole il tempo di conquistare la fiducia, cioè in pratica bisogna che l'altra persona, a livello profondo, più intimo cosa vuol dire? Luogo dove non c'è più paura, intimità, non temere, ecco, comprenda che tu non sei più pericoloso per lei, e a quel punto allora si apre il cuore. E direi qualcosa a proposito del centro del cuore, che non è un tema di quelli che si frequentano più comunemente nelle aule universitarie, ma questa è una camera di commercio. Allora, gli indiani Cherokee dicono che oltre all'occhio della mente ne esiste un altro molto più importante, che è l'occhio del cuore. Che vuol dire? L'occhio del cuore è aperto quando il cuore è aperto, cioè che noi vediamo il mondo in modo differente quando il nostro cuore è aperto. Cavolo, vuol dire? Vuol dire quando io sono guidato da uno stato d'amore per il mondo anziché da uno stato di paura. E per esserci uno stato d'amore ci deve essere la sensazione di sicurezza, di sentirsi bene, di sentirsi a proprio agio, di amare se stessi, amare gli altri. E tutto questo oggi la scienza avanzata, non quella che a volte si insegna ancora in certe accademie, la scienza avanzata lo sta studiando. C'è un libro che si chiama La scientificazione dell'amore, che parla proprio del rapporto madre-bambino, di come l'imprinting che si genera nei primi mesi di vita fa sì che questo bambino possa essere una persona che porta pace nel mondo, oppure sarà pronto a seminare conflitti e violenza ovunque. Allora, cosa vuol dire che il centro del cuore è aperto? Vuol dire che io mi sento interconnesso, parte di qualcosa di più grande, e quindi non ho più paura. E soprattutto, che cosa succede? Che a quel punto vedo più profondità, quindi smetto di giudicare. E se io smetto di giudicare, l'altra persona con me si sente al sicuro, e se si sente al sicuro si apre, e se si apre insieme diventiamo più intelligenti. È il discorso che vi ho fatto all'inizio: come creiamo un gruppo sinergico? Un gruppo sinergico quando c'è intimità, cioè non c'è più paura. Io non devo più nascondermi, ho detto una stupidaggine, ma io so che te non mi giudichi. Beh, puoi dire che è una stupidaggine, ma me lo posso dire anche da solo, è finito lì. Io non ho niente da temere. Allora, i tipi umani utilizzati bene, perché Sagioli, Jung erano persone che avevano un alto livello di spiritualità, hanno questo scopo. Naturalmente non sono gli unici strumenti, ce ne sono tanti, gli esseri umani hanno inventato tante cose utili in questa direzione. Queste sono alcune delle tante cose.